Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla prima puntata dell'anno per quanto riguarda calcio di rigore. Una puntata come sempre ricca di servizi, ma vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione di questa puntata speciale. Vado a salutare e dare il buon anno alla mia collega Veronica Lisotto. Buon anno Daniele, amici e amiche, buon anno anche a voi e buon 2017. Speriamo che sia davvero un gran anno anche per quanto riguarda il calcio dilettantistico. Allora questa sera proprio torniamo a parlarne, davvero tante le tematiche che andremo ad affrontare. Apriremo proprio con il punto per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Ci sposteremo poi, come solitamente facciamo, in promozione con Russi Real Dovadola e San Pietro in Vincoli Gambettola. Poi andremo al di là del fiume Tavolo per vedere più da vicino il cammino della matricola Gabice Gradara impegnata contro il Vigor Castelfidardo e concluderemo poi con il focus per quanto riguarda invece la prima categoria Girone H. Come sempre per interagire con noi 333 60 94 299 tramite SMS o tramite WhatsApp, la nostra pagina Facebook è calciodirigore.official e poi chi per voi volesse rivedere la nostra puntata ovviamente vi invitiamo a visitare il portale www.romagnasport.com. Prima di iniziare ovviamente facciamo i migliori auguri di pronta guarigione ai giocatori delle Gemiarene che sono stati purtroppo in un incidente stradale, niente di grave come abbiamo appreso dal sito di Alta Rimini, Urbinate riportato delle illustrazioni alla spalla, bene anche della Motta, Mina Capilli e Carestia, solo qualche contusione, la partita è stata rinviata, quindi comunque migliori auguri alla società delle Gemiarene e ovviamente ai giocatori e quindi a questi ragazzi. Direi che quindi siamo pronti per partire, allora conosciamo chi abbiamo con noi questa sera. Ebbene sì, iniziamo dalla mia sinistra dove salutiamo sempre volentieri il nostro opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti e buon anno. Primo ospite dell'anno, l'attaccante del Bellaria, Alessio Indelicato. Salve, buonasera. Ciao Alessio, grazie a te di essere intervenuto in questa puntata e andiamo a salutare anche il secondo ospite dell'anno, il portiere Cattolica Simone Venturini. Buonasera. Ciao Simone, grazie anche a te. Allora Giacomo, iniziamo subito, è stata una giornata particolare quella di ieri per quanto riguarda il girone d'eccellenza, poi vedremo anche il punto curato dai nostri colleghi, cosa vogliamo dire in più? Sì, sicuramente è stata una giornata molto importante perché ha cominciato a delineare veramente tre tronconi di questo girone, si vede le prime due che viaggiano a suon di gol e di vittorie, c'è una parte del girone di squadre che sono ormai relativamente salve e tranquille e si fa interessante la corsa per la salvezza per i play-out. Perché in giro in quattro punti ci sono tutte le squadre che potrebbero essere retrocesse e lottare per i play-out. Ebbene, allora andiamo a vedere con Veronica i risultati e le classifiche per quel che concerne il campionato d'eccellenza e poi andremo a vedere anche i primi servizi. Esattamente, partiamo dalla 22esima giornata di questo campionato di eccellenza Girone B con Gran Amica Argentana 2-0, Savignanese, Bellaria e Gemiarene 3-0. Grandine e Pioggia non hanno fermato la partita fra Marignanese e Castrocaro che termina però a reti inviolate. Progresso Cervia 3 punti, salvezza per il Cervia 1-3 davvero importanti. Sant'Agostino Classe 1-1. Faenza Faro 2-1 con 3 gol fatti, 2 rigori sbagliati. Olmedo e la Fiericcione proprio per campo impraticabile è stata rinviata. Poi abbiamo Corticella, Massa Lombarda 0-1. Sasso Marconi e Real San Lazzaro 3-0. E poi la seconda cinquina in 8 giorni del Rimini contro la Sampierana 5-2. Diamo uno sguardo anche alla classifica, ricordando che il capocannoniere del girone Noselli del Sasso Marconi con 16 reti, la classifica che vede in vetta il Rimini a 49 punti, che vanta il miglior attacco, 47 sono infatti i centri e 12 invece sono solo i palloni raccolti in fondo al sacco, quindi migliore difesa. Sasso Marconi 48, poi abbiamo a 10 lunghezze di distanza il Massa Lombarda 38, 36 classe, 33 Fiericcione e davvero in 8 punti sono raccolte qualcosa come 10 squadre, poi arrivare in zona play-out come anticipava prima il nostro Giacomo, Corticella, Sampierana, Faro, Meldola e poi in zona rossa Cervia e per il nostro Giacomo Alpini, Bellaria, Gemiarene 14 punti a chiudere.
Adesso, perso Mastroianni, grande bomber del Bellaria, protagonista nel giro d'andata, il Bellaria può dire di aver fatto il colpo grosso grazie all'acquisizione delle tue prestazioni. Come mai la scelta di Bellaria? Ma la scelta di Bellaria anche perché ho creduto nel progetto che stanno ideando, nel senso che loro puntano a una salvezza per poi ricominciare bene il prossimo anno, e io in questa cosa ci ho creduto molto. Purtroppo siamo in una posizione di classifica che a mio parere non ci spetta, perché nelle partite giocate fino adesso da parte mia sono state, diciamo, poche le volte che siamo andati sotto pressione durante la partita. Ahimè, domenica purtroppo è andata male, ma ci rimboccheremo subito le maniche per far bene domenica prossima. Tre partite, tre gol, dove vuoi arrivare? Ti sei prefissato un obiettivo per quanto riguarda il numero di gol? No, io non ho un obiettivo ben stabilito, diciamo che più ne faccio meglio è per raggiungere anche la salvezza, però sicuramente almeno a 10 voglio arrivare, poi tutti quelli che vengono sono ben accetti. Ecco, in caso di salvezza pensi di rimanere a Bellaria oppure fare ritorno alla madre patria? Questo si vedrà a fine anno, adesso sto solo pensando alla salvezza che dobbiamo raggiungere, poi le altre cose le vediamo a fine stagione. È una domanda di mercato che faccio al tuo presidente, noi lo chiamiamo così in maniera affettuosa. Chi è più bravo, Indelicato o Mastroianni? Sarebbe una bella coppia, sono due giocatori differenti, mi sarebbe piaciuto vederli insieme, per me insieme avrebbero fatto veramente una gran bella coppia. Ecco, noi siamo in due, fai cascare dalla sedia me o Veronica, devi scegliere. No, nessuno dei due. No, oggi sono buonissimo, nessuno dei due. Buon Natale. Comunque il bomber mi ha promesso di mantenere la media, quindi tre partite, tre gol, vedete voi. No, ma poi Indelicato tocca anche a Giacomo Alpini, perché come sai, lui il venerdì sera va a giocare a calcetto, quindi se tanto vi dà tanto, sai che potrebbe diventare il bomber del calcetto del venerdì sera, quindi sai. Sarebbe magari una bella coppia. Sì, è vero. Allora, dopo aver appunto assaggiato un po' il girone d'eccellenza con Alessio e con Giacomo, andiamo a vedere il primo servizio della serata inerente proprio al punto dell'ultima giornata d'eccellenza. Dopo la cinquina ricevuta da Rimini alla prima dell'anno, il divieto di trasferta ai tifosi biancorossi, quelli di Savignano e la mancanza di un incasso facile, torna a sorridere la savignanese che nel secondo derby di stagione infila tre gol ai cugini del Bellaria, che aveva mostrato segni di risveglio in chiusura di 2016 alla prima dell'anno con un rocambolesco pareggio. Il Rimini invece continua a fare la voce grossa, infila la seconda manita consecutiva nello spazio di 7 giorni, prima alla savignanese ed infine alla sampierana. Bonaventura e Valori si divertono a sondi in gol e a questo si aggiunge il ritorno in campo dei Ricchiuti al gol dell'Italo argentino. Il Sasso Marconi, in mezzo a tutto questo, non demorde, si mostra formazione tosta e ardua e vince 3-0 contro il San Lazzaro con i gol di Noselli dagli 11 metri, in modo tale che si possa arricchire una giornata di grandi firme. In massa lombarda, che ha perso nel mercato anche l'ex San Marino Poletti, vince di misura sul campo De Corticella e si staziona a terzo posto, dove ad insidiarla trova il Classe che impatta sul pari sul campo del Sant'Agostino. Aspettando che Old Meldola e Riccione possano recuperare la loro gara, con i riccionesi tra le rivelazioni di questo torneo, torna a fare la voce grossa il Gran Amica, che vince 2-0 contro l'Argentana. Perde clamorosamente in casa il Progresso contro il Cervia, che si staziona per una sola settimana all'ultimo posto in coibitazione con i Bellaria prima di lassarla dopo il successo esterno raggiunto per l'appunto nel Bolognese. Per il gialloblu, successo che vale doppio dato che Faenza regola tra le mura amiche il faro, permettendo al Cervia di raggiungerli in classifica. E ora nei giochi salvezza, vedendo le tante formazioni appaiate a quota 17, c'è spazio anche per i Bellaria, che in virtù dei suoi 14 punti può tornare a sperare nonostante la sconfitta pesante di Savignano. E dunque nel servizio adesso pregherei, mentre sentiamo Giacomo la regia, di mandarci anche un po' di immagini del Bellaria proprio relativa alla partita d'andata contro la Savignanese. Nel servizio abbiamo sentito che io concludevo dicendo che il Cervi ha fatto il colpo grosso in zona salvezza. Innanzitutto ti dico se ti aspettavi questo risultato, e onore anche al Cervi che ha vinto su un campo difficilissimo dove anche il Rimini ha fatto fatica prima della sosta natalizia a vincere, e poi raccontami anche un po' della partita di ieri, che era una specie di derby tra Savignano e Bellaria. A te la parola.
Sinceramente non mi aspettavo la vittoria esterna del Cervia, però il Cervia bisogna dire che nel mercato di riparazione si è mossa bene, quindi sicuramente ha trovato quell'amalgama giusto e quegli 11 titolari che possono aiutarla a fare dei risultati importanti, e ieri si è visto. Adesso bisognerà vedere se riuscirà a dare de continuità, perché il 2017 non era iniziato bene per la squadra del Cervia, quindi bisogna vedere se questi risultati continueranno. Per quello che riguarda la partita di ieri, il Bellaria purtroppo si è presentata a Savignano con delle defezioni importanti. Già l'organico del Bellaria non è dei più ampi. Se perdono degli individui, dei giocatori di un certo livello come Fuschi, Facondini e lo stesso Di Leo, i problemi nascono. Nascono, e infatti ieri si è visto che nel primo tempo si è riuscito a creare qualcosa di buono, subendo un gol su calcio piazzato, che lì sinceramente la difesa andava regolata meglio, perché ieri nella prima frazione veramente abbiamo sofferto molto sui calci piazzati. Poi c'è stato un primo tempo che la reazione c'è stata anche una bella occasione di Indelicato qui presente, che a botta sicura mi aveva già fatto esultare. Io mi ero già alzato, ero già pronto a esultare per il gol del bomber, e invece è riuscita il portiere a neutralizzare. Secondo tempo, sinceramente, qualcosina peggio. Purtroppo abbiamo perso Bencistà per un infortunio, che è il faro di questa squadra, l'uomo d'esperienza, è entrato un 99, tanta buona volontà, però la qualità è difficile da superare in questo momento. Alessio, quanto è difficile questo campionato? Tu dicevi prima, ho giocato solo 3 partite, però ho potuto già assaggiare gli avversari, no? Tra l'altro c'è stata una partita rocambolesca, perdevate 3-0, avete fatto 3-3 contro il Sant'Agostino. Sì, è un campionato molto difficile, perché comunque sia ci sono delle squadre che possono puntare su dei giocatori che hanno fatto anche altre categorie, quindi è un campionato molto competitivo. Noi in quella partita col Sant'Agostino, che abbiamo recuperato 3 gol, siamo stati bravi noi, perché sotto l'aspetto della cattiveria, quando eravamo sotto i 3 gol, ci abbiamo creduto fino alla fine, cosa che secondo me non è stata fatta ieri, anche perché nel secondo tempo, come diceva Giacomo, ci siamo disuniti, abbiamo perso il filo del gioco e alla fine è stato molto difficile ritrovarci in campo. Simone, tu che sei nativo di Rimini, come hai preso, anche, rimaniamo ovviamente in tema d'eccellenza, l'esclusione di una settimana fa dei tifosi del Rimini nello stadio di Savignano? Ma sinceramente non ci ho fatto neanche caso, e ormai sono talmente tanto calorosi e affettuosi che sono andati a vedere la partita dei bambini, per far vedere anche la loro intelligenza, non andare contro le forze dell'ordine, contro le alte cariche del magistrato che ha proibito la trasferta. E quindi io penso, come un atto di intelligenza dalla parte dei tifosi, di andare a supportare sempre una squadra dei Rimini, anche se delle giovanili, facendosi sentire vicino alla società, come avevo invitato di non andare in trasferta. Ecco, io ti chiedo, tu hai sposato quest'anno la causa cattolica da qualche mese, in verità, perché sei arrivato a dicembre. Quanto è importante, vieni da una piazza come Rimini, hai sposato per l'appunto cattolico, quanto è importante giocare con tantissimi tifosi davanti alla domenica? Soprattutto nelle categorie che frequenti tu attualmente. Importante, già devi avere i tuoi stimoli. Il tifoso magari ti dà anche lo stimolo in più di non deluderlo, perché se viene allo stadio, viene a vederti, devi dargli uno stimolo, deve dare uno stimolo per far bene. Se poi fai male, è giusto anche che ti prendi l'insulto, è giusto. Se ti deve dare quello stimolo che ti faccia aumentare, che magari devi vincere la partita al 90esimo, quello stimolo te la può far vincere. Mi piace Simone, bella risposta. Andiamo a vedere il prossimo turno d'eccellenza e poi ci concentriamo proprio sul campionato, dove è protagonista il nostro Simone. Ci sono diverse sfide, no? Quella su tutte, che riguarda da vicino Giacomo e Bellaria Rimini, il derby, ricordiamo, ne parleremo tra poco con inizio alle ore 20:45 in Sport Up, tutto su Rimini Calcio. Ovviamente andremo a conoscere anche da vicino il prossimo avversario del Rimini, Bellaria, e attenzione focalizzata anche sulla sfida di ieri tra Rimini e San
Campierana. Qui vediamo un po' di anzi tutto il prossimo turno, la Fiariccione che finalmente tornerà a giocare con il Sasso Marconi. Questa secondo me è la partita di cartello insieme a Bellaria Rimini, sì, perché sì, comunque il Sasso Marconi deve difendere il secondo posto proprio in un campo ostico come quello di Riccione. Assolutamente. Liberazione, sì, fino a questo momento del torneo. Va bene, andiamo avanti, andiamo a vedere il campionato di promozione sempre con risultati e classifica attraverso la voce della nostra Veronica. Sì, scendiamo allora nel campionato di promozione, 20ª giornata, dove troviamo Gatteo, Bacchia Cesenatico 2-1, torna la vittoria al Tropical Coriano, i danni del Calcio Cotignola per ben 3-1, Savarna Calcio del Duca rinviata, Torconca Diegaro 0-1 trainato da Peluso, Reda Fossoghiaia anch'essa rinviata, San Pietro in Vingoli Gambettola 2-2, Stella Giovane Cattolica 1-2, Russi Real Dovadola 2-0 e Ronco Edelweiss Valle Savio 1-1. Guardiamo anche la classifica ricordando che il capocannoniere del girone è Farabegoli del Ronco Edelweiss con 15 centri. E troviamo in vetta il Diegaro da 5 giornate in prima posizione a 47 punti con la migliore difesa, solo 8 i gol subiti, una sola sconfitta tra l'altro. Poi Russi ha 41 punti, Giovane Cattolica 37, sempre in zona playoff Calcio del Duca 34 punti con il miglior attacco, ben 36 centri. Torconca 34, poi scendiamo e con Reda Gambettola Calcio Cotignola, poi arriviamo in zona play-out dove troviamo Stella, Savarna e Valle Savio e zona rossa per quanto riguarda invece Bacchia Cesenatico e Fossoghiaia che chiude con 11 punti. Qui Veronica correggiamo un errore di Romagna Sport nelle proprie grafiche perché il Russi ha vinto 3-0, infatti lo dico anche al nostro Matteo che salutiamo, Matteo Zampini che cura la pagina Facebook, so che hai visto le grafiche su Romagna Sport, però correggi perché il Russi ha vinto 3-0, tra l'altro l'ultimo gol proprio arrivato in pieno recupero direttamente da calcio piazzato ad opera di Gualanti. Doppietta dell'amico Grimellini che era qui presente. Tra gol, gli abbiamo portato fortuna, quindi speriamo di portare fortuna anche a Bomber Delicato e a portiere doppietta Simone. Doppietta domenica, va bene. Allora facciamo così, l'hai anticipato, ormai non ti sopporto più, è la prima puntata dell'anno, andiamo a vedere il servizio relativo a Russi Real Dovadola. Arriva, Russi Real Dovadola danno vita a un bel match avvincente da ambedue le parti con i padroni di casa che mettono in risalto l'attaccante Grimellini. Qualche contestazione ospite per un gol annullato per fuorigioco e per le proteste vibrate del tecnico Massi poi allontanato dal terreno di gioco. Padroni di casa subito avanti con questa incursione in area di rigore di Gualandi che chiama la presa a terra Giurioli. Gualandi poco dopo innesca Grimellini, bravo nell'anticipo ma non a trovare la porta. Prima sortita offensiva degli ospiti con il tiro di Conti che non inquadra il bersaglio. Insistono i gialloblu, cross di Monti, Menchi respinge come può e sul proseguimento dell'azione arriva la conclusione dalla distanza di Conti che si spegne alta. Il fantasista in maglia numero 10 non si arrende e scalda i guantoni 60 secondi più tardi a Menghi costretto a distendersi per neutralizzare la sfera. I russi creano ma non partorisce quando Grimellini viene stoppato sul più bello da Giurioli. Gli ospiti prendono coraggio dall'altra parte e sfiorano la marcatura provvidenziale, una deviazione in questo caso di un difensore di casa. Dalla bandierina nasce un pericoloso contropiede degli uomini di casa sventato dall'uscita provvidenziale di Giurioli. Grimellini, un'azione dopo, è libero di girarsi in area di rigore, ma Giurioli ancora una volta ci mette una pezza. Squadra orientata sullo 0-0 quando in chiusura di tempo Grimellini riceve un gentile omaggio dalla difesa avversaria, infilando con un lob Giurioli che questa volta nulla può. Russi vantaggio e sconforto ovviamente per il Real Dovadola. Prima del duplice fischio finale, Fabri di piatto colpisce male la sfera, permettendo alla difesa ospite di liberare. Inizio di ripresa di fuoco, il Russi reclamina per un rigore, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi, anzi si tratta di simulazione. I falchetti, approfittando anche dell'unico errore di Giurioli, vanno vicino al bis. Il Dovadola dall'altra parte cerca la finezza, tira giù di Conti, senza fortuna. Mentre il Russi su una ripartenza si divora il raddoppio con Grimellini, Giurioli è super nella parata sulla linea di porta e lo sarebbe ancora di più se sull'ennesima ripartenza dei padroni di casa non solo toccasse il tiro a botta sicura di Grimellini, ma lo neutralizzasse. Così non è e per i falchetti arriva il gol sicurezza. 2-0 e partita che sembrerebbe arrivare ai titoli di coda. Ma che sia Grimellini dei si capisce quando ancora una volta lasciato solo dentro l'area di rigore ha tutto il tempo di battere Giurioli, se non fosse per la mira. C'è ancora il tempo per un altro rigore recriminato da Russi e per la grande parata di Menghi sul tiro di Quadrelli. Allontanato infine dal terreno di gioco il tecnico Massi per proteste. Ma mentre si accendono i titoli di coda, ecco che arriva il tris direttamente dal calcio piazzato firmato da Gualanti, che non perdona, con Giurioli che vede partire la sfera solo all'ultimo. 3-0 e partita finalmente finita.
Dunque, vittoria convincente del Russi. Simone, sono così forti quelli del Russi e soprattutto anche il Diegaro? Il Diego ancora personalmente non l'ho visto, non posso esprimere giudizi per ora, però Russi è molto forte a centrocampo. Contro di noi la scorsa giornata veramente ci hanno fatto vedere molte cose a centrocampo. Hanno il capitano, il Midiano, che sa smistare molto bene il pallone, ha un bel lancio di 30 metri e può cambiare gioco. Imprevedibilità in questa in promozione molto ricercata e questo secondo me è la loro cosa. Poi hanno l'attaccante Grimellini. E, non è un attaccante a promozione, secondo me potrebbe fare di più. Categoria superiore. Categoria superiore, certamente. Anche Babini, contro di noi personalmente non ha giocato, però per gusto sono andato a vedere alcuni video per studiarlo e tutta la difesa l'aveva studiato, aveva guardato tutti i movimenti. È una squadra che è molto forte e si merita anche un po' la posizione. Che poi Babini a livello di costituzione fisica ricorda sì. Un po' Marcello Sala, sono con un po' di pancetta, tutto quanto, però è un giocatore, come dici tu, fa la categoria e forse meriterebbe esatto. Anche lui un gradino sopra, sicuramente l'eccellenza, Veronica. Assolutamente. Cosa mi dici, che adesso andiamo a vedere, l'avete affrontato proprio prima di Natale, del San Pietro in Vincoli? San Pietro in Vincoli è una squadra che gioca molto bene, secondo me, che riesce a sviluppare il gioco molto bene, ma forse per sta categoria anche troppo, molto leziosa nel creare il gioco. Il loro portiere contro di noi aveva fatto due rilanci e cercano sempre il gioco da dietro e forse questo potrebbe essere anche un difetto per loro. Avendo i due centrali non molto forti con i piedi, hanno perso molti palloni davanti alla porta e questo ne ha conseguito innanzitutto il rigore da noi sì. Per il primo gol, che dopo è stato anche un mancato rilancio del portiere. E questo per sempre andare a cercare la giocata migliore per loro. E in promozione secondo me delle volte non bisogna badare tanto allo stile ma allontanare il pallone quando serve. Mi trovi perfettamente d'accordo in virtù anche delle tante partite che ho avuto modo di commentare e di seguire quest'anno. Già, come hai sentito Simone come risponde tecnicamente, calcisticamente, impara qualcosa, no? Da lui. Simone, non è che puoi venire. Gli appunti. Simone, ti faccio questa domanda, non è che puoi venire al posto di Giacomo lunedì, non è che Giacomo così lo lasciamo a casa, no? Se hai voglia va bene, dai. Ma ha detto che è un impegno lunedì, vero? Sì, sono impegnatissimo. Porca miseria. Allora, Simone ci ha anticipato già, quindi esatto. Andiamo a vedere il San Pietro in Vincoli che ieri ha giocato una partita importante contro il Gambetta. Andiamo a vedere proprio com'è finita. Decima e settima della classe danno vita a una partita molto accesa, per certi versi spettacolare. Il 2-2 finale porta firme d'autore da calcio piazzato e dalla distanza, ma tra una festa e l'altra c'è anche quello che si chiama rispetto. Un minuto di raccoglimento prima del via per ricordare la morte del socio fondatore e collaboratore dell'Unione Sportiva San Pietro in Vincoli, Romolo Zaccaria. In Gambettola inizia bene il proprio match cercando la via del gol con Bacchini, che però non inquadra il bersaglio. Il San Pietro gioca bene e risponde andando subito in gol con Gennuario, bravo a sfruttare nel migliore dei modi l'assist di Leoni e a battere il portiere ospite, dando così ai suoi il vantaggio. Tuttavia il Gambettola non rimane a guardare, la formazione ospite andrebbe anche in gol con Ronchi, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il San Pietro cerca di approfittare del momento focoso degli ospiti con Gennuario, ma il liscio della difesa non porta all'esito sperato, con il Gambettola che torna a fare la voce grossa poco dopo con una girata di Angeli che si spegne fuori. Con questa azione si conclude la prima frazione di gioco. Nella ripresa, in Gambettola cerca la via del gol con Fontana, bravo ad approfittare dello sbaglione di Sassi, ma non incide. Angeli non demorde e mette a dura prova i riflessi dello stesso Sassi, che si rifugia in corner. Poco dopo, dalla stessa bandierina, altro grande miracolo dell'estremo di casa, sempre sul tiro di Angeli. Ma il portiere San Pietro in Vincoli deve arrendersi sull'incornata vincente di Corbara, che fissa così il punteggio sull'1-1. In San Pietro prova a riscattarsi, Morelli devia in corner, il tiro di Migliaccio a botta sicura. Il portiere si ripete sul tiro di Acquarelli, la ribattuta finisce su Ghetti che però da buona posizione spedisce alle stelle il pallone del sorpasso. Sorpasso che invece viene compiuto dal Gambettola poco dopo, punizione di Catapane, Sassi battezza male la sfera che vede infilarsi alle proprie spalle. 2-1 e sembrerebbe partita finita. Prima che il San Pietro nel finale, sempre su punizione, trovi il pareggio. Da calcio piazzato infatti di Migliaccio nasce la respinta che porta la gran botta di Spanessi che batte Morelli ristabilendo la parità in campo. 2-2 e fine dei giochi.
E dunque, Simone ci ha fatto un po' il punto anche sul San Pietro in Vincoli, tu volevi salutare? Esatto, sì, ringraziamo, salutiamo, auguriamo buon anno alle Bugni, grazie. Ebbene, adesso volevo fare qualche domanda in più per quanto riguarda il Cattolica, il giovane Cattolica, che Dio si voglia, al nostro Simone, prego proprio il nostro Stefano Papini di mandarci qualche immagine di repertorio del Cattolica, proprio la sfida che dicevi tu prima, Simone, contro il San Pietro in Vincoli. Allora, siete, a mio modo di vedere, rispetto all'ultimo campionato che Cattolica ha disputato in eccellenza, la rivelazione di questo torneo. Siete terzi e ci credete come non mai di poter agguantare, perché no, anche il secondo posto, di comunque di poter dire la vostra anche in zona playoff. Sì, adesso l'obiettivo ancora noi non ce lo siamo prefissato. Noi guardiamo partita per partita, come dice il mister. Se noi riusciamo a fare, a guardare ogni singola partita e riusciamo a mettere insieme i punti che ci servono, è un bene. Se noi ci diamo tutto noi stessi e non riusciamo a farcela, diciamo che ci abbiamo provato. Adesso obiettivi primari non ne abbiamo. Il presidente magari ha detto che vorrebbe raggiungere i playoff, ha fatto un pensiero in grande. Se lo raggiungeremo ne saremo più che contenti e cercheremo di farlo anche magari col secondo posto, perché no? Però bisogna provarci singola partita e guardare solo questo. Senti, quest'anno avete ritrovato anche l'amore del pubblico amico. Lo scorso anno si erano un po' defilati i tifosi, quest'anno, come dicevamo prima, telecamere spente, avere comunque un nutrito pubblico che vi segue è sicuramente un elemento in più. C'è differenza, ti chiedo, tra le partite in casa Cattolica e quelle esterne? Sentite magari maggiormente il calore del vostro pubblico? Sì, noi siamo andati la domenica, questa domenica appunto abbiamo giocato alla Stella. Alla Stella ci sono state 50 persone a vedere la partita. Ecco. E ti dico solo questo, che 20 persone ti favano Cattolica e questo già per noi era stata una gran spinta. Cioè, averne già 150-200 persone che ci vengono a vedere tutte le domeniche in casa è un'ulteriore spinta, come dicevo prima, per il tifoso, che ti dà quella spinta in più che magari poi vince la partita. È una squadra nuova in tutto e per tutto, considerando anche la categoria. Il Cattolica, dicevi prima, adesso non ne parliamo, giochiamo partita per partita, però avete fatto dei figuroni, gran figure, sì, contro i russi, contro il San Pietro in Vincoli, e a questo punto ti chiedo qual è l'obiettivo di Simone a livello personale? A livello personale mi sono messo un obiettivo, ogni partita che giocherò provo a fare la miglior difesa. Adesso io ho giocato la partita contro il San Pietro in Vincoli, sono stato contento perché non ho preso gol. Io mi sono messo un obiettivo, se riuscivo a giocare 7-8 partite, in quelle 7-8 partite voglio subire massimo 2 gol. È un obiettivo che concorda tutta la difesa, perché se la difesa non subisce gol, noi siamo a posto, il nostro sappiamo di averlo fatto e dobbiamo passare la palla all'attaccante. E ricordiamo che tu hai comunque un duello, se così vogliamo dire, chiaramente in famiglia con Simone Venghi, che comunque è un prodotto del vivaio del Sant'Arcangelo, quindi è anche una sfida in famiglia, no? Sì, Simone, io poi già lo conoscevo precedentemente che andasse a Sant'Arcangelo, abbiamo fatto 2 anni insieme a Rimini, è un ragazzo molto, molto forte a parere mio, 96, che poteva avere migliori soddisfazioni già a San Piero. Però adesso ce la si prova a giocare, il calcio è questo e lo so anch'io. È bello, ieri avete fatto un grande colpo vincendo su un campo ostico come quello della Stella, una partita difficile anche quella di ieri, no? Comunque siete riusciti, sì, a portare a casa. Sì, una partita che non ha guardato tanto allo stile, come ho detto prima, siamo in promozione, molte squadre giocano con questo, il passaggio più corto della Stella è stato 20 metri per dire, il loro portiere lanciava sulla punta e loro provavano a giocarsela lì davanti. Il gol appunto da loro è venuto su una mischia che siamo stati disattenti noi. La prima disattenzione che abbiamo pagato subito ci hanno fatto gol. Poi bravi noi agli ultimi 20 minuti a riuscire a raddrizzare la partita quando neanche loro ci credevano. Bene, allora adesso con il nostro Stefano Papini andiamo a vedere il prossimo turno, perché concerne il campionato di promozione, anche qui diverse sfide interessantissime, a iniziare appunto da Giovane Cattolica, Reda e così via. Alessio, hai sentito Simone quanto sia determinante, prossime partite che vuol giocare, massimo vuol prendere 2 gol, tu 2 gol li devi promettere a Giacomo. Ah sì, speriamo anche 3. Ecco, quindi Giacomo, vedi? Sei contento. Solo domenica, eh? No. No, io sto parlando solo di 2. Stasera abbiamo 2 ragazzi giovani e determinati. Fossi stato così tu tutto l'anno scorso, tutto quest'anno, a quest'ora noi eravamo già a Mediaset a Sky. Colpa tua, vergogna, vergogna. Va bene, noi ci fermiamo un attimo, poi sì, amici delle Marche, arriviamo da voi con il campionato di promozione marchigiana, linea alla pubblicità, 1 minuto e mezzo e poi rientriamo. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo, diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa.
Ma qui è una città degli abiti da sposa, una città degli abiti da sposa. Tu pensa che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita, che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Mosciorbole, mosocme, mocciò! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti embotta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto ma proprio tutto sul calcio dilettantistico anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Stasera c'è anche il posticipo Torino-Milan, tu sarai qui, quindi lo sai, sei condannato come me a rimanere in questo studio stasera in diretta. Io ieri ho già visto Niang, quindi io sono a posto. Niang, è già dato. Noi abbiamo già un Niang anche in casa, quindi siamo a posto. Devi sapere che hanno preso Niang, che non so se è il fratello e cugino di Niang del Milan, e Merendane, che non ho capito se è Merendane o come si chiama. Merendane e Niang. Merendane e Niang, questi sono due grandi acquisti. Nuovi acquisti. Nuovi acquisti. Ma li hai portati te direttamente dall'Africa? Da dove li hai portati? No, uno probabilmente viene dall'Africa, l'altro no, l'altro è da Ravenna, il portiere del futuro. Il portiere del futuro, sì. Domenica quando saremo lì a Bellaria lo vedremo all'opera, va bene. Bene, allora da Bellaria passiamo invece in quel delle Marche, dove andiamo a vedere la prima giornata del girone di ritorno, la 16ª, queste e i risultati con ben 14 reti segnate. Atletico Alma passa Tempese 1-0, la sfida di bassa classifica tra Belvedere e Audax Piobico si conclude sullo 0-1. Nuova Real Metauro Valfoglia 0-0, la cura rondina sembra funzionare davvero per il nuovo Real Metauro che torna in carreggiata. Osimana, Moie, Vallesina 1-0, Senigallia Laurentina 4-1, a reti inviolate anche Vigor, Castelfidardo, Gabice e Gradara, mentre Vigor, Senigallia, Olimpia, Marzocca 1-3 e Villa Musone, Ilario Lorenzini 0-2. Guardiamo allora anche la graduatoria, ricordando che il capocannoniere del girone è Denis Pesaresi con 13 centri dell'Olimpia Marzocca, dove troviamo l'Ilario Lorenzini da ben 4 giornate in vetta, 35 punti, con il maggior numero di vittorie ben 10 e il minor numero di sconfitte solamente una. In zona playoff Atletico Alma 31 punti, Olimpia con 30 punti, che vanta il miglior attacco, 31 infatti sono le reti messe a segno. Il Moie Vallesina con ben 27 punti, che è anche la squadra che ha mandato in gol più giocatori al termine del
girone di andata ben 10, Senigallia con 25 punti a chiudere la zona playoff, poi Vigor Senigallia, Osimana, Passa Tempese, Vigor Castelfidardo con la migliore difesa, 12 solo i palloni raccolti in fondo al sacco. In zona playout Gabice Gradara con 19 punti, 7 quelli raccolti in casa, 12 in trasferta, 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, poi Valfoglia, Villa Musone, Belvedere e Audax Piobbico a chiudere a 11 punti. Anche qui vediamo una classifica abbastanza corta dove troviamo in 12 punti qualcosa come 11 squadre, quindi davvero tante. E allora dopo il ritorno alla vittoria contro l'FC Senigallia nell'ultima gara di andata, il Gabice Gradara riapre i giochi con questo primo pareggio del 2017, allora andiamo proprio a vedere il servizio che riguarda Vigor Castelfidardo, Gabice Gradara. Prima sfida del girone di ritorno per il Gabice Gradara che sul sintetico del vecchio comunale conclude senza reti il match contro il Vigor Castelfidardo come all'andata. Tre pali, ottimo esordio del giovane Lorenzo Alessandrini, classe 99, assenti Palazzi, Broccoli, Facondini, Greco e Muratori. Un primo tempo di studio per entrambe le compagini, attente a non scoprire i fianchi. Per vedere la prima fiammata è necessario attendere sino al 13esimo con il Vigor Castelfidardo che prova ad affondare colpo con il rasoterra di Carini, facile preda di Alessandrini. Al 17esimo ancora locali pericolosi con l'imbucata di Piccini che trova l'opposizione dell'uno rosso-blu. Al 32esimo si fanno vedere gli Adriatici con questa parabola ad arcobaleno di Costa, Martino si rifugia in angolo. Rispondono allora gli anconetani al 38esimo, flipper in area, prova ad approfittarne Vergani che alza però troppo la mira. Prima di andare negli spogliatoi, iniziativa di Marchetti da lungo linea, ma Cesaroni viene anticipato al momento del tiro. Si passa allora alla ripresa decisamente più vivace. Quinto minuto, Simoncelli lascia il posto a Rossi, ma il primo sussulto è targato Castelfidardo, palla out. Gabice Gradara nella tre quarti al 19esimo, bello scambio fra Cesaroni e Marchetti, il cui sinistro fa volare Martino. Un minuto più tardi è la volta di Sabatini, un rigore in movimento che si spegne oltre il legno. Al 24esimo rossoblu ancora sugli scudi, Marchetti invita alla stoccata Tebaldi, ma lo stop non è dei migliori. Gabice Gradara allora mai domo al 34esimo lunga gittata di Tebaldi, batti e ribatti a centro area sulla sfera servente Arduini, Marino si distende. Al 31esimo occasione da gol per i bianco-blu sui piedi di Piccini che divora così l'ottima chance. Un giro di lancetta, più tardi ancora Vigor pericolosa nuovamente con Piccini che non c'entra però il 7. Al 36esimo risposta rosso-blu, Ferrani con il destro non sorprende l'estremo conetano. Minuti finali, punizione velenosa dei nero-azzurri a cui risponde così Costa. 0-0 il finale allora al vecchio comunale tra Vigor Castelfidardo e Gabice Gradara. Un punto importante per gli adriatici per risalire la graduatoria in attesa che si svuoti l'infermeria. Prossimo impegno domenica allo stadio Maggiore 14:30 contro il Villa Musone. Mancava solo che dicesse a che ora ci fossero gli allenamenti questa settimana, li dite tutte. Ma volendo, ma non credo che sia una notizia interessante. Notizia invece più interessante che appunto domenica il Gabice Gradara affronterà il Villa Musone che ha visto l'arrivo in panchina di Luca Fermanelli e il rinforzo in difesa di Paolo Menchi, classe 98 dalla Folgore. E allora mentre chiedo al nostro Stefano Papini di mandarci il prossimo turno dove abbiamo due big match di giornata, quello che riguarda l'Olimpia Marzocca Atletico Alma e Ilario Lorenzini Osimana, caro Giacomo, Daniele mi ha detto che in quest'anno nuovo ti sei messo a fare anche i tarocchi, allora ti volevo chiedere che anno sarà questo per il Gabice Gradara, cosa prevedi? Come inizio non è male perché un pareggio fuori casa in questo periodo, visto anche le difficoltà ultimamente che aveva avuto il Gabice Gradara, è positivo. E adesso bisogna vedere, bisogna continuare con i risultati, sicuramente bisogna sfruttare le partite casalinghe, quindi il Gabice Gradara dovrebbe riuscire a battere il Villa Musone per fare i tre punti che riuscirebbero anche a portarlo in una classifica e cercare di portarlo fuori dalla zona play-out. Senti, un saluto al tuo amico Muratori, lo vuoi fare che sta continuando a
fare tra... Sì, lo seguo su Facebook perché... esercizi per ritornare a... Io gli auguro una pronta attivo. Guarigione, vedo che sta già iniziando con gli esercizi, quindi facci vedere subito qualcosa di buono e ritorna in campo al più presto. Ebbene, allora con questi auguri del nostro Giacomo Alpini, direi a Daniele che possiamo spostarci in prima categoria, dove la neve ha fermato qualche match ma non tutti. Allora vediamo con la grafica quello che è successo nella 16ª giornata, dove vede appunto Vissenova Feltre a colonnella rinviata, Vismisano Granata 0-1, stessa cosa appunto come dicevamo inizialmente per Berucchio e Gea Marina, Villalta Junior San Clemente 1-1, Sant'Ermite Morciano Calcio 1-2, 1-0 fra Romagna Pietracuta, Miramare Real Miramare 1-0, invece termina ad occhiali tra Spontricciolo e Poggio Berni. Ricordando che il capocannoniere del girone è docente del Real Miramare con 12 gol, diamo uno sguardo anche alla classifica, dove troviamo lì Gia Marina a 36 punti, seguita poi a 4 lunghezze dal Pietracuta 32, in zona playoff anche Verucchio, Granata e Vismisano a 24, mentre in zona playout colonnella Poggio Berni, Vis Nova Feltre a Romagna e a chiudere il Villalta. Ebbene sì, questi sono i risultati più importanti, diciamo che la vittoria in esterna del Granata sul campo del Vismisano lancia la formazione di Cesena al quarto posto solitario in classifica, invece per quanto riguarda la zona rossa della classifica il Morciano compie l'impresa di giornata andando ad espugnare il campo del Sant'Ermite, in Romagna altra impresa di giornata, penultimo in classifica, questa vittoria appaia il Nova Feltre che ha una gara in meno come del resto il Colonnella, il Giamarina e il Verrucchio, vince per 1-0 contro di Pietracuta, tra l'altro in Romagna aveva battuto tra le mura amiche anche Ligia Marina, l'unica sconfitta della capolista fino a questo momento. Poi una curiosità, il derby d'andata tra Real Miramare e Miramare era finito 3-0, questa volta il Miramare è riuscito a fermare Real Miramare sull'1-1. Ebbene sì. Su questo girone abbiamo il punto a cura del nostro Riccardo Giannini, servizio. Il girone H riparte con le distanze immutate in vetta. Ligia Marina conduce con 36 punti, 4 in più del Pietracuta, ma mentre i biancorossi di Vanni non hanno disputato la gara con il Verucchio a causa dell'incidente che ha portato in ospedale i giocatori della Motta, Urbinati, Carestia e Mina Capilli, il Pietracuta è andato incontro alla seconda sconfitta stagionale, interrompendo un ciclo di 13 risultati utili consecutivi. I rossoblù di Fregnani sono stati sconfitti per 1-0 da Romagna, che ha così agganciato il Nova Feltre a quota 16 punti in classifica, lasciando il Villalta all'ultimo posto con 8. Rinviata la gara Nova Feltre Colonnella, il Poggio Berni ha approfittato del punto conquistato con lo Spontricciolo per agganciare proprio il Colonnella a quota 17. Le altre squadre coinvolte nella zona play-out sono il San Clemente a 18, il Miramare a 20, mentre rischiano qualcosa anche Sant'Ermite e Morciano a quota 21. Le due squadre sono affrontate nello scontro diretto, Morciano vittorioso 2-1 grazie alle reti di pregevole fattura messe a segno da Ottaviani e Stanco. Il Sant'Ermite esce dal campo con il rammarico per i due rigori sbagliati da Siuni e Bruma, il primo fermato dal portiere Gabellini, il secondo dalla traversa. Entrambe le compagini però sono separate da 3 punti dall'ultimo posto valevole per i play-off, occupato dalla Vismisano, battuta 1-0 dal Granata, quarto in solitaria in classifica con 27 punti. Guardando le statistiche, esse premiano Ligia Marina come miglior difesa con 9 reti, mentre il Pietracuta, a secco con il Romagna, mantiene il primato del miglior attacco con 30 segnature, una in più proprio di Ligia Marina. Peggior difesa del girone H, il Romagna, con 33 reti al passivo. L'attacco meno produttivo, quello del Colonnella, con 13 gol fatti. Allora, si ipotizza che praticamente la partita tra Nova Feltre e Colonnella si potrebbe giocare mercoledì 18, ma dico già che vedendo il tempo che sta facendo Nova Feltre, penso che la neve non la permetterà appunto di recuperare mercoledì 18 la partita, quindi altra data, poi bisognerà aspettare che la Lega prenda eventuali decisioni. Andiamo a vedere con Stefano Papini il prossimo turno, così vediamo nel dettaglio le sfide che possono interessare gli spettatori. Sicuramente c'è la risposta che si attende di dare il Pietracuta tra le mura amiche contro il Miramare, poi c'è un'interessante sfida salvezza Morciano Romagna, Junior Clemente Sant'Ermite, Colonnella Spontricciolo, Igea Marina chiamata appunto al debutto, dopo Giacomo ci dirai una nozione in più per quanto riguarda proprio la squadra di Igea, contro
contro il Villa Alta che ieri ha raggiunto il suo 8° punto in classifica pareggiando per 1-1 tra le mura amiche. Poi abbiamo Virtus Poggio Berni, Vis Misano, Real Miramare, Vis Nova Feltre, Granata Verrucchio. Allora, ieri so che hai sentito il direttore sportivo dell'IGEA Righini, gli abbiamo fatto noi in bocca al lupo a lui e ai propri giocatori, se vuoi aggiungere tu qualcosa di più. Sì, l'ho sentito per sincerarmi delle condizioni dei ragazzi, perché li conosco tutti, oltre ad essere dei calciatori, sono ragazzi di Bellaria e IGEA, quindi certo, li conosco personalmente. Le condizioni, come ha detto prima Veronica, sono buone, c'è qualche contusione, qualche botta, sono in dubbio per domenica, però visto l'incidente, la dinamica dell'incidente, non è niente di grave per questi ragazzi. Però Righini mi ha chiesto, e sono contento di farlo, di portare i ringraziamenti della società IGEA Marina al Verrucchio per la sportività e la comprensione della situazione e per il rinvio della partita. Infatti c'era stato un po' di problematiche perché l'arbitro non riusciva a capire la situazione e trovare una soluzione per questo rinvio. Invece il Verrucchio si è reso veramente disponibile, quindi complimenti alla sportività del Verrucchio. Calcio. Complimenti anche da parte nostra al Verrucchio Calcio, del resto conosciamo i dirigenti, li facciamo in bocca al lupo perché il Verrucchio è una delle tre squadre che potrebbe davvero vincere insieme al Pietracuta e l'IGEA questo torneo. Chi ci rimane che fare? I saluti. Ebbene sì, Daniele, allora ringraziamo tutti voi per essere stati con noi, appuntamento come sempre ogni lunedì 19.55 con Calcio di Rigore. Ringraziamo anche il nostro Giacomo Alpini, grazie per essere stato con noi. Grazie, buonasera a tutti. Ringraziamo anche l'attaccante del Bellaria Indelicato. Grazie a voi, buonasera. E ringraziamo anche Venturini, il portiere della Giovane Cattolica. Grazie mille, buona serata. Grazie a te. Daniele, direi che... Noi ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto su Rimini Calcio, quindi grande serata di sport qui su Rete 8 Vigia Tele Rimini. Mi raccomando, non cambiate canale.